Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. Ecco un argomento a cui sono davvero molto affezionata e che non poteva dunque mancare nella nostra trasmissione. Parleremo infatti di ossigeno-ozono, una terapia innovativa. E sapete che la nostra attenzione per questo particolare gas risale ormai a parecchi anni fa e mi fa piacere constatare che negli ultimi anni ha veramente preso piede perché è una terapia assolutamente versatile per molte patologie, poco costosa, pochissimo invasiva e priva di effetti collaterali. Detto questo, voglio presentarvi gli ospiti tra qualche istante, ma salutare la dottoressa Federica Buonasera. Pomini, che ricorderà benissimo quanti anni fa Già noi da abbiamo parecchio iniziato a tempo fa. parlare di ossigeno-ozono, Già di da parecchio terapia. tempo, E sì. quindi diciamo che un pochino il tuo intuito, un po' il mio interesse ha portato avanti questo argomento immagino, con successo. E per molti dei nostri telespettatori il volto dell'ossigeno-ozono terapia è un bel volto, è quello del professor Dario Apuzzo, che è responsabile medico-scientifico dei centri Salute OK, ma dicevo famoso perché da qualche anno cura un ciclo di trasmissioni Salute OK, appunto, sulle nostre reti. E quindi per noi noi ci conosciamo già benissimo perché il primo ciclo e parzialmente anche il secondo è stato condotto insieme. Abbiamo Ora una fatto insieme, mia certo. collega bravissima ha preso il mio posto, però nel mio cuore nessuno prenderà mai il posto dell'ozono e di questo bravissimo professore. Il professore ci ha portato in studio la sua fisioterapista, la fisioterapista che i pazienti trovano nel centro di Milano e che è Marta Maria Magda. Buonasera, benvenuta, la vedete proprio vestita perché questa sera vi abbiamo promesso che daremo delle dimostrazioni dal vivo di come l'ozono funzioni e di come appunto si facciano terapie molto mirate, soprattutto per alcune patologie. E nella nostra trasmissione un ruolo importante incomincia a averlo anche questa nuova figura del testimonial. E quindi salutiamo calorosamente la signora Vilma Massarini, che è una paziente del professore Apuzzo, Buonasera. che ci racconterà la sua esperienza, la sua patologia e come è andata a finire. Dunque, siamo per iniziare, siamo un po' tutti emozionati perché sarà una puntatona. Solo guardando la scaletta devo impegnarmi a non dilungarmi troppo e a rispettare la tabella di marcia. Allora, io direi di chiedere al professor Dario Apuzzo una breve, veloce storia dell'ozono e soprattutto spiegare a chi per la prima volta si affaccia a questa terapia considerata in alcune parti del mondo una medicina alternativa. Noi sappiamo che invece ha delle origini anche abbastanza antiche e quindi è una terapia comunque naturale. Quindi, che cos'è questo gas misterioso e così potente? Allora, è un gas che è presente in natura e noi cerchiamo di replicarlo con le nostre apparecchiature, quindi è costituito principalmente da ossigeno e in minima parte da ozono, quella minima parte che però ci consente di ottenere tutti gli effetti che questa miscela gassosa, possiede. È una terapia innovativa, è vero, ma dobbiamo dire che è anche una terapia antica, quindi in questo caso vale l'ossimoro. Terapia antica ma innovativa e ci sta tutto perché purtroppo non è ancora, diciamo così, sviluppata nonostante i grandissimi benefici che reca al nostro organismo, per cui è tuttora innovativa, nel senso che molti addirittura ancora non la conoscono. Noi stiamo facendo di tutto per farla conoscere il più possibile, portando anche le testimonianze dei nostri pazienti, che immagino sia, diciamo, la via più semplice per spiegare i benefici dell'ozono. È una miscela gassosa che ha in sé delle caratteristiche importanti che ne consentono l'utilizzo a livello trasversale per numerose patologie. Perché? Perché ha delle proprietà antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie, quindi antidolorifiche, nonché di immunoregolazione, è un immunomediatore, quindi regola il sistema immunitario del nostro organismo, così come regola anche l'apparato cardiocircolatorio. Fluidifica un pochino il sangue, rende quindi più scorrevole il circolo sanguigno
E per cui è chiaro che una molecola, un gas che ha tutte queste caratteristiche, evidentemente può essere utilizzato nel trattamento di patologie più disparate. Ecco perché molti dicono, ma questo ossigeno ozono cura funziona tutto. Funziona troppo, cura tutto, quindi perché ha in sé queste scettici. Caratteristiche, quindi chiaramente può essere utilizzato per tante patologie. Qual è la sua formula chimica? La formula chimica è O3, quindi O3 praticamente sono tre atomi di ossigeno, quindi un ossigeno potenziato. Ed è proprio questo potenziamento dell'ossigeno che viene, diciamo, creato grazie ad una scarica elettrica, quello che si verifica nel cielo quando ci sono i temporali. Quindi il fulmine, la scarica elettrica del fulmine, produce a contatto con l'ossigeno dell'aria ozono, che dà un caratteristico odore pungente, che è l'odore tipico dell'aria del temporale. Quindi noi cerchiamo di ripristinare questa condizione naturale grazie a dei macchinari, chiaramente. Qualcosa di abbastanza semplice, una scarica molto semplice, per cui possiamo utilizzare questo gas. Ovviamente va utilizzato con estrema cautela, perché diciamo, noi normalmente medici siamo abituati ad utilizzare sostanze liquide, sostanzialmente farmaci, quindi è questa una metodica un po' differente da tutte le altre, perché si maneggia del gas, ma è assolutamente priva di rischi se effettuata in maniera corretta. Da una persona esperta. Ecco, presentandola dovevo soffermarmi anche a dire qualcosa di più di lei. È fisiatra, oltre ad essere direttore medico-scientifico di questi numerosi centri diffusi in tutto il paese, lei è anche ozonoterapeuta da parecchi anni. Sì, dal 93-94. Quindi una grande esperienza in questo settore. E poi anche medico sportivo, legato al calcio, per cui magari se avanza tempo ne parleremo anche di questi aspetti. Ecco, ma come viene somministrato? Lei giustamente diceva, professore, è un gas, va maneggiato con cura da mani esperte. Ma come entra questo gas in noi per incominciare ad agire? Sappiamo che respirarne troppo forse dà un lieve effetto tossico, esatto. Quindi non è solo la respirazione. Ma guardi, in realtà la respirazione è proprio l'unica via che non viene utilizzata per questo gas, perché è irritante per le mucose bronchiali, per l'apparato respiratorio. Per cui in tutte le altre vie viene utilizzato. Quali sono queste altre vie? Andiamo dalle vie classiche, quelle che vengono utilizzate per i farmaci più comuni, quindi la via per bocca, sotto forma di acqua iperozonizzata. Invece in forma iniettiva viene utilizzata per via intramuscolare, sottocutanea, intraarticolare, oppure addirittura via endovenosa, non diretta ma indiretta, vale a dire attraverso delle flebo, per cui si possono fare delle flebo ozonizzate, quindi una soluzione fisiologica ozonizzata, oppure addirittura si può fare una grande autoemoinfusione. Vale che a dire, vedremo nel corso la vedremo. Della serata. Insomma. In questo caso viene prelevata una certa quantità di sangue dal paziente, ossigenata e reimmessa in circolo attraverso appunto guardate, ci stanno già mostrando. Esatto, questa che stiamo guardando è semplicemente una grande autoemoinfusione. Viene applicata una cocannula e viene prelevata una certa quantità di sangue, mescolato con un'uguale quantità di ossigeno ozono e successivamente, una volta che questo sangue viene arricchito di questa miscela gassosa, viene reinfuso grazie a una normalissima flebo, quindi un procedimento che dura una mezz'oretta in completa asepsi, ovviamente non c'è nessun tipo di rischio se sicuro. Ovviamente fatto in ecco, maniera corretta. La interrompo per chiederle, molti hanno paura della grande, molti pazienti sì. Di primo acchito hanno paura della grande autoemoinfusione, scambiandola talvolta anche per una trasfusione, cosa che non è assolutamente vera. No. Mi pare che lei l'abbia spiegato bene. No, il sangue non viene manipolato, vale a dire rimane a contatto con l'organismo perché tramite questa cocannula viene sostanzialmente collegato a questa sacca e quindi non viene mai manipolato. È il proprio sangue che viene semplicemente temporaneamente spostato nella sacca, ossigenato e reinfuso. Quindi assolutamente non c'è nessun tipo di rischio e ovviamente
nessun tipo di rischio che è quello che molti pensano che ci potrebbe essere, cioè il discorso dell'embolia, che molti sì. sentono parlare di gas. Ha fatto bene a evocarlo lei. Sì. Dicono tutti, ah, ma l'embolia, in realtà che cos'è l'embolia? L'embolia è la formazione di bolle gassose all'interno del gas, non solo, perché poi l'embolia può anche essere formata da dei trombi, per esempio, quindi è una tromboembolia, quindi l'embolo in realtà è un qualcosa che può essere gassoso o solido che si muove lungo il torrente circolatorio andando poi a ostruire in definitiva l'arteria polmonare. Nulla di tutto questo, perché? Perché l'embolia gassosa si verifica con dei gas che sono poco solubili nel sangue, come l'azoto, che pur assomigliando come naming all'ozono, in realtà è completamente un'altra cosa ed è quello che si verifica nei palombari, no? Quando praticamente non fanno in maniera corretta la decompressione, quindi lo spostamento di pressione repentino impedisce un assorbimento completo di questo gas, il quale forma le bolle e fa l'embolia. Nel caso invece dell'ozono, il gas non ha nessun tipo di rischio perché si scioglie immediatamente nel sangue e quindi è assolutamente impensabile che possa creare delle bolle. Addirittura qualcuno tra i suoi colleghi si è anche portato avanti dicendo che potrebbe avere delle straordinarie potenzialità anche nello sciogliere i trombi. Beh sì, è un, come dicevamo prima, ha un'azione emoriologica importante, nel senso che tende a fluidificare. Io faccio sempre vedere a lezione ai ragazzi una slide molto interessante in cui un ematoma venne trattato per la metà con l'ossigeno ozono e l'altra metà con nulla, venne lasciato a se stesso. Al fatto. E nei momenti successivi si vede come la parte trattata con l'ozono va rapidamente incontro ad assorbimento, mentre la parte non trattata impiega molto più tempo, ma addirittura nel momento stesso in cui si fa un'infiltrazione di gas, di ozono, all'interno dell'ematoma, nel momento stesso che noi iniettiamo questo gas, questo ematoma diventa rosso rubino da rosso scuro. La parte che non viene trattata rimane rosso scura, la parte che viene trattata diventa rosso rubino, il che significa che immediatamente l'ossigeno che noi andiamo a iniettare esercita un'azione, diciamo così, fluidificante. Quindi è vero che può in un certo senso evitare la formazione di trombi. Perché? Perché migliora proprio la circolazione sanguigna. Guardiamo un aspetto che può sembrare un po', come posso dire, un po' antipatico. Se siete in molti medici, anche molti studiosi e ricercatori, a sostenere l'efficacia e l'assoluta innocuità di questa terapia che abbiamo visto essere molto versatile con l'ossigeno ozono. Purtroppo vediamo che è ancora poco diffusa nel nostro paese, ma sappiamo che ci sono invece delle punte di diamante in altri paesi, magari più poveri, dove è riconosciuta non solo, è promossa dal certo. Servizio Sanitario Nazionale, perché potrebbe abbattere anche moltissimo i costi. Certo, ci sono alcuni ridurre paesi. L'uso dei farmaci, le spese di ricovero, ma anche gli interventi chirurgici, no? Perché noi esatto. sappiamo che possiamo evitare un gran numero di interventi chirurgici con questa metodica, per cui è evidente che in ultima analisi, diciamo, lo Stato andrebbe a risparmiare certo. sicuramente. Ecco, da noi ad esempio non è riconosciuto, quindi se no. un paziente vuol fare questa cura, crede in questa cura, deve affrontarla. Allo stato attuale soltanto nella regione Lombardia individuale. Viene passato qualche tipo di terapia con l'ossigeno ozono, nel senso qualche applicazione, in particolar modo tipo il trattamento delle ulcere o il trattamento delle ernie discali, ma sappiamo che sono decine le patologie che possono essere trattate con l'ossigeno ozono e nessuna di queste è passata dal sistema sanitario nazionale. Certo. Diverso il concetto, per esempio, la situazione in Germania o in Grecia, dove invece è assolutamente passato dal sistema sanitario nazionale. Prima tra tutte direi anche Cuba, perché è appena uscita dall'embargo, esatto. ma per parecchi decenni ha dovuto veramente sì. Cuba, trovare una sua medicina. Cuba ha utilizzato l'ossigeno ozono sfruttando
il costo irrisorio della materia prima, dovendo per forza di cose arrangiarsi a causa dell'embargo promosso dagli Stati Uniti. Quindi noi vediamo che laddove questa terapia ha preso piede molto bene, tutti l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato certo, le qualità. La grande efficacia. Ecco, diciamo, è forse un pochino meno consolatorio, però nel nostro paese c'è un grande interesse in campo, diciamo, estetico, sportivo, si sta diffondendo anche grazie a questi aspetti che magari certo. possono sembrare, come posso dire, meno importanti, perché come vedremo l'ozono agisce anche su delle patologie estremamente complicate, delicate, estremamente ostiche. E io direi che se lei è d'accordo potremmo proprio incominciare a parlare di patologie ortopediche. Sì. Ecco, qui non ci sono suggestioni, non ci sono santi in paradiso, o funziona l'ossigeno-ozonoterapia o non funziona. Certo. Il paziente non può essere suggestionato. E quindi direi di iniziare da PAC, visto che proprio lei è fisiatra, quindi è proprio sì. il suo campo. È anche il campo più difficile. Sì, questo. Il campo più difficile è anche, tra l'altro, il campo, diciamo, con patologie più diffuse, no? Io dico sempre che quando si va a cena con gli amici esce fuori che c'è un fisiatra o un ortopedico, un fisioterapista a tavolo, è inevitabile che qualcuno della tavolata chieda la cena è rovinata, sulla professor Apuzzo, sui suoi deve disturbi lavorare. Ortopedici, per cui per questo motivo viene utilizzato molto nella medicina ortopedica e anche in quella sportiva. Nel campo sportivo, ad esempio, noi possiamo sfruttare il fatto che non è considerato doping perché appunto è a base di ossigeno e quindi non dobbiamo comunicarlo all'autorità competente. Spesso, qualora si debbano fare dei trattamenti, ad esempio con il cortisone, noi medici delle squadre di calcio, ad esempio, bisogna che comunichiamo all'autorità competente che l'atleta sta utilizzando quel tipo di farmaco. In questo caso no, perché appunto non è considerato doping, ma soprattutto non ha effetti collaterali. Quindi ad esempio nel trattamento delle tendinopatie l'utilizzo dell'ossigeno ozono non solo è veramente risolutivo, ma non danneggia il tendine. Sappiamo che molto spesso per favorire il recupero rapido dell'atleta si cerca di fare anche delle infiltrazioni, le famose infiltrazioni di antinfiammatorio, antidolorifico, eccetera, che a lungo andare danneggiano la struttura proprio del tendine. E tanto è vero che si raccomanda sempre di non avvicinarsi troppo al tendine facendo queste infiltrazioni, ma di farle più o meno intorno al tendine. Ecco, nel caso dell'ossigeno-ozono noi possiamo addirittura intervenire a livello della membrana, della tunica vaginale del tendine, perché l'ossigenazione di questa veramente può risolvere anche patologie cronicizzate. In fin dei conti, poi, se andiamo a vedere qual è il trattamento chirurgico delle tendinopatie croniche, e il trattamento chirurgico è praticamente semplicemente un tentativo di rivascolarizzare il tendine facendo delle piccole incisioni sul tendine stesso, per cui ma perché rivascolarizzare? Per portare ossigeno, quindi noi bypassiamo tutto questo passaggio peraltro chirurgico, quindi apportando direttamente ossigeno. Quindi questa è una, ad esempio, delle patologie che risponde meglio all'ossigenoterapia. Ricordiamo che le tendiniti sono rappresentate da, ad esempio, l'epicondilite è una tendinite, è una tendinopatia inserzionale dei muscoli estensori del polso sul gomito. Epitrocleite, detta anche gomito del golfista, è una tendinopatia inserzionale dei muscoli flessori delle dita che si inseriscono sul gomito. L'epicondilite invece sappiamo che è il gomito famoso del tennista. Ma non solo i tennisti ne soffrono, chiaramente. Ma altre tendinopatie possono essere quella che un tempo veniva chiamata la periartrite della spalla, dove oggi si sa che in realtà è null'altro che una tendinopatia della cuffia dei rotatori, che è un manicotto di tendini che va ad avvolgere la testa dell'omero e
praticamente consente i movimenti di intra ed extra rotazione dell'articolazione. Laddove si verifica per un motivo X che può essere traumatico o degenerativo, ad esempio, per l'età, per l'artrosi, per una riduzione dello spazio di scorrimento di questi tendini, perché questi tendini vanno a passare al di sotto di una sorta di tunnel creato dalle ossa e dai legamenti, e in particolar modo dall'acromion, che è una parte dell'osso della scapola, che forma una sorta di tunnel al di sotto del quale passano questi tendini che poi vanno ad avvolgere la testa dell'omero. Se per qualunque motivo questo tunnel è ristretto, è evidente che si verifica un attrito tra i tendini e questa struttura ossea. E questo causa il dolore, quindi? Questo causa dapprima il dolore e poi la lesione del tendine fino a una vera e propria rottura della cuffia dei rotatori. Tutto questo, diciamo, corteo eziopatogenetico un tempo veniva chiamato, per la verità, anche oggi in qualche caso, periartrite scapolomerale. Che magari non è un termine proprio corretto. Non è corretto, però ma rende l'idea. Però è quello più diffuso, quindi sì. Giustamente lei citandolo ci ha fatto capire esattamente. Quindi possiamo sperare che con terapie a base di ozono e ovviamente anche con una corretta fisioterapia, sì, perché infatti non avrebbe senso se no avere invitato una professionista di questo settore, riusciamo a scongiurare questi interventi che saranno meno invasivi oggi di quelli del passato, però sono sempre ormai un po' dolorosi e poi con di recupero comunque da prendere in considerazione. Ma se uno può evitare intervento chirurgico, assolutamente, noi sappiamo, ovviamente evita il rischio intraoperatorio, il rischio post-operatorio, cioè vale a dire di cicatrici, di aderenze, evita un'anestesia, cioè è molto importante evitare un intervento chirurgico laddove ce ne fosse la possibilità. Mi riferisco ad esempio al discorso dell'ernia del disco, che ormai è ampiamente validato. Abbiamo pubblicato recentemente un altro lavoro circa 3-4 mesi fa su una rivista che è la Functional Neurology, una rivista americana, su circa 600 casi trattati con l'ossigeno ozono di ernia del disco, dove abbiamo avuto una redemption, un risultato molto buono per l'85% di questi pazienti, che significa che su 100 pazienti che vengono sottoposti, la stragrande maggioranza dei quali avevano avuto indicazioni di tipo chirurgico verbali, c'è quindi da dirlo, con uno stadio abbastanza avanzato di esatto, patologia, 85 su 100 hanno risolto completamente il problema, degli altri 15 solo 2 o 3 si sono sottoposti a intervento chirurgico, quindi gli altri magari hanno fatto qualche altra terapia oppure erano in una situazione di borderline, ma stiamo parlando di numeri enormi, no? Cioè parliamo, caspita, direi che un indice da 100 di successo se ne operano due, elevatissimo. Insomma, ecco perché il lavoro è stato pubblicato e soprattutto ormai sono gli stessi neurochirurghi che fortunatamente cominciano a capire che tutto sommato ridurre l'indicazione chirurgica può far bene anche a loro, perché è sempre più frequente il fatto che dopo un intervento chirurgico possa verificarsi una recidiva di ernia o possa svilupparsi un'aderenza cicatriziale, una briglia cicatriziale interna che poi può costringere ad un reintervento il paziente. Quindi in questi casi il neurochirurgo purtroppo deve alzare le mani e deve dire purtroppo il suo tessuto ha reagito così, non potevamo prevederlo, siamo costretti a reintervenire. Ora, non credo che il neurochirurgo abbia piacere a reintervenire su un lavoro che già ha fatto. Quindi, fortunatamente, ultimamente si è un pochino ridotta l'indicazione. Meglio che non vi fate più la guerra, in sostanza. Però penso che la maggior parte, anche dei nostri telespettatori, ma anche delle persone, abbiano proprio imparato questo discorso della possibilità di recidiva dopo un intervento chirurgico, per cui tutte le strategie che possono evitare di andare sotto i ferri sicuramente. E questa viene considerata una terapia d'elezione per le patologie discali. Ma diciamo che è una terapia causale, no? Oggi come oggi si ritiene, o meglio, chi non conosce l'ozono ritiene che l'unica terapia causale, cioè la differenza tra terapia causale e terapia sintomatica, è
La terapia causale rimuove la causa del problema, oltre al sintomo. La terapia sintomatica rimuove solo il sintomo. Una su tutte, la terapia antidolorifica, che ovviamente toglie il dolore ma non toglie la causa. Oggi come oggi si pensa, chi non conosce ozono pensa che l'intervento chirurgico, rimuovendo questa formazione erniaria, possa essere l'unica terapia di tipo causale. Non è così, perché l'ozono, oltre a togliere il sintomo dolore, tende a indurre un processo di essiccamento dell'ernia, un processo di ossidazione di quest'ernia, per cui l'ernia stessa risulta come se fosse inerte. È come se andassimo a devitalizzare un dente e quindi a rendere completamente innocua quest'ernia. Ovviamente, per far sì che ciò avvenga, occorre una esposizione dell'ernia all'ozono che debba durare un certo periodo di tempo. Ecco perché noi nei nostri protocolli abbiamo una dozzina di sedute con cadenza bisettimanale, che quindi vogliono dire circa un mese e mezzo di terapia. Ma non perché i primi miglioramenti avvengano dopo 10 sedute. Generalmente i primi miglioramenti, quindi qui parliamo di sintomo, avvengono abbastanza rapidamente. Anche perché di solito questi pazienti arrivano veramente molto doloranti. Sì. Qualcuno, non dico che abbia perso il movimento, ma comunque si muove con grave difficoltà. Sì, sì, no, ma e poi soprattutto molti hanno già provato quasi tutto. Infatti, perché poi disperati si buttano su internet e scoprono. Esatto, lei non si offende se dico che molti considerano l'ozono o scoprono l'ozono come ultima spiaggia, certo, dopo aver fatto tutto un percorso a zigzag. Sì, sì, ma lo provo sulla mia pelle quando molti mi dicono, guardi, casualmente mi hanno detto ho provato di tutto, quindi questo è un fatto molto importante da analizzare e studiare, perché significa che quel dato che abbiamo visto in precedenza, dell'85%, è un dato corretto, diciamo, a ribasso. Perché? Perché tutti i pazienti che sono stati inclusi nello studio erano pazienti che già avevano provato altre terapie e quindi erano pazienti più complicati della media. Perché noi sappiamo che se un paziente con un mal di schiena, pazienta, scusate il bisticcio di parole, un po' di tempo, ha una buona possibilità che questo mal di schiena regredisca. No? Quindi è evidente che qualora questo paziente fosse messo all'interno del nostro studio, sarebbe stato un successo, ma lo sarebbe stato comunque, perché magari sarebbe guarito da solo. Ora, nel nostro studio abbiamo acquisito pazienti che invece avevano già fatto altre terapie, avevano già soffrivano già da un paio di mesi di mal di schiena, mal di collo, sciatica, eccetera. E quindi erano più difficili. Quindi il dato che noi abbiamo estrapolato è assolutamente non solo veritiero, ma addirittura ridotto rispetto. Certo, per difetto, insomma. Esatto, per difetto. Noi adesso dobbiamo osservare, ecco, bene, le immagini ci sono sempre utili e poi andremo anche sul palcoscenico con la telecamera, dopo la pubblicità però, perché abbiamo già esaurito il primo spazio a nostra disposizione e ne approfitto anche per ricordarvi che noi siamo proprio qui, in diretta questa sera, e quindi nell'ultima parte apriremo il telefono e sentiremo quali sono le vostre esperienze, se avete già conosciuto l'ozono, se vi interessa, quali patologie, insomma, questo esperto a vostra disposizione per gli ultimi 20 minuti di trasmissione. Vi aspetto. Ben ritrovati, il titolo della nostra trasmissione oggi è Ossigeno Ozono, una terapia innovativa. E vi stiamo dimostrando anche perché questo gas, apparentemente così semplice, invece ha delle potenzialità così sofisticate. Siamo in un campo, quello ortopedico, abbiamo visto piuttosto complesso, dove spesso i risultati non sono soddisfacenti, ma con l'apporto della terapia a base di ossigeno ozono, ovviamente in mani esperte, in questo caso il fisiatra direi che è più che necessario, possiamo ottenere veramente, se posso spendermi nella parola guarigione? Beh, in alcuni casi sì, ecco. In alcuni casi c'è proprio buoni guarigione. Risultati, perché certo. Chi soffre di mal di schiena o ha dolori
alle articolazioni, che è appunto connessa con la terapia causale. Vive come in un calvario, in sostanza. Assolutamente, no, la qualità di vita cambia radicalmente. Ecco, questo è già, direi, importantissimo. Certo. E con una terapia che non ha effetti collaterali, perché lei, professore, citava prima il discorso degli antidolorifici. Sì. Se ne usano a profusione di solito quando si hanno questi dolori così forti, non pensando che sono farmaci comunque abbastanza pericolosi. Sono impegnativi soprattutto per gli organi motori del nostro organismo, reni e fegato, perché vanno poi eliminati, per cui tendono ad accumularsi, per non parlare dello stomaco, dei problemi legati appunto alla gastrite, alle ulcere gastriche. Infatti noi proprio di protocollo eliminiamo rapidamente la terapia farmacologica non appena si comincia la terapia con l'ossigeno-ozono. E questa è un'ulteriore testimonianza dell'efficacia dell'ossigeno-ozono, che addirittura ci consente di eliminare proprio la terapia farmacologica. Ecco, diamo una, come posso dire, diamo un'esibizione, non è corretto perché non si tratta di spettacolo, però dimostriamo ai nostri telespettatori come lei abitualmente interviene sui suoi pazienti, sì, con la terapia da una parte e la fisioterapia, esatto, dall'altra. Che noi spesso facciamo un protocollo che comprende sia la fisioterapia che l'ossigeno-ozono. Molto noi giusto. Ovviamente qui non possiamo far vedere l'ossigeno-ozono per motivi ovviamente tecnici, non possiamo far vedere il tipo. Però noi abbiamo, penso, il video, che è perfetto. Molti, sì, mentre molte immagini del passato. Possiamo fare invece una dimostrazione pratica della parte fisioterapica di alcuni esercizi che vi vogliamo mostrare. Quindi io inviterei la fisioterapista Marta Maria Magda, se vuole, a salire sul palcoscenico, anche lei, professore, sì, se lo ritiene, a parlarci da là. Sul palcoscenico, voi lo chiamiamo palcoscenico, sì, perché di solito facciamo delle esibizioni, dei piccoli show. Troviamo la nostra Carlotta Chiappani, abituata, si presta spesso a queste dimostrazioni. Prego. Allora, adesso iniziamo con quello che è chiamato pompage cervicale. Quindi, che cos'è il pompaggio cervicale? Viene utilizzato dalla fisioterapista per cercare di elasticizzare un pochino la colonna cervicale, ottenere un maggiore spazio tra una vertebra e l'altra, però in maniera molto delicata. Quindi qui non facciamo delle manipolazioni o delle manovre di chiropratica, ma cerchiamo di lentamente allungare le vertebre. Adesso stiamo procedendo con uno stretching dei muscoli laterocervicali, che ci serve chiaramente per liberare la colonna cervicale. Ovviamente questi esercizi vengono fatti rigorosamente in assenza di dolore. Se la paziente o il paziente dovesse avere dolore durante questi movimenti, la fisioterapista si fermerebbe immediatamente. Lo scopo è proprio quello di arrivare quasi al dolore, fermarsi subito prima e cercare di recuperare questo range articolare. Quindi adesso abbiamo fatto la trazione dei muscoli laterocervicali, l'allungamento del collo, quindi questo pompage che adesso stiamo vedendo con le due mani, viene fatta molto lentamente, quindi è quasi impercettibile adesso all'occhio del telespettatore, ma in realtà la fisioterapista sta procedendo con un allungamento della colonna vertebrale che dà respiro, per così dire, alle radici nervose. Ricordiamo infatti che nel caso della cervicale il dolore è legato sia a una localizzazione cervicale, ma può essere anche associato ad una irradiazione del dolore lungo le braccia, un po' quello che si verifica con la sciatica che si collega al mal di schiena, cioè vale a dire una infiammazione dei nervi, nel caso dell'arto superiore, del cosiddetto plesso brachiale, cioè sono nervi che partono dalla cervicale e vanno lungo le gambe. E invece nel caso dell'arto inferiore, che adesso vedremo, sono i nervi sciatici che partono dalla lombosacrale per arrivare poi lungo le gambe. Allora, adesso facciamo vedere un pompage lombosacrale. Quindi la paziente in questo caso si mette in posizione prona, quindi pancia sotto,
viene effettuato anche in questo caso un lavoro di scollamento, di allungamento della colonna lombare, che porta anche in questo caso, come potete vedere, le mani sono pressoché ferme, in realtà viene effettuata una forza tangenziale della fisioterapista sulla colonna vertebrale del paziente. In questo caso stiamo allungando le fasce muscolari e quindi in maniera indiretta allunghiamo la colonna vertebrale, perché le fasce muscolari si aggrappano alla colonna vertebrale, quindi allungando le fasce muscolari allungheremo anche le vertebre. È molto interessante, ma questo tipo di manovre andrebbe bene anche per una persona che non ha sofferenze, non ha dolori? Sì, perché comunque sia conferisce una maggiore articolarità alle articolazioni. Noi sappiamo che qualunque tipo di articolazione ha bisogno di movimento per essere mantenuta, diciamo, correttamente, diciamo, in uso. Le articolazioni che non vengono utilizzate tendono a bloccarsi. Quindi questo è il pompaggio. Adesso io farei vedere degli esercizi per il muscolo trasverso dell'addome. Questo è un muscolo che viene molto poco considerato, perché si tende a fare più che altro gli esercizi per gli addominali classici, che sono gli addominali alti, medi, bassi, anche se poi questa è una suddivisione, diciamo così, figurata, no? Stiamo parlando della tartaruga, professore. Sì, esatto, esatto. L'ambita tartaruga. Invece in questo caso noi stiamo facendo un esercizio che è mirato per la tonificazione del muscolo trasverso dell'addome. Che cos'è il muscolo trasverso dell'addome? È un muscolo che si trova al di sotto delle fasce muscolari classiche, cioè i retti e gli obliqui, che sono quelli che vengono utilizzati maggiormente. Ma è proprio questo l'importante, perché essendo al di sotto di questi muscoli va praticamente a ridosso della colonna vertebrale e ne consente quindi una stabilizzazione. Quindi è come se fosse un corsetto naturale. Quindi noi abbiamo dei muscoli che possono aiutare la colonna vertebrale ad essere sostenuta. Ed ecco perché laddove il paziente ha una certa ipotonia muscolare è più facilmente soggetto alla infiammazione della colonna. Questo è un altro esercizio per il trasverso dell'addome, che ricordiamo è un muscolo espiratorio, per cui gli esercizi vengono fatti in espirazione, cioè vale a dire il paziente espira, butta fuori tutta l'aria e mentre butta fuori l'aria schiaccia l'addome, come se volesse far aderire l'ombelico alla colonna vertebrale. È un esercizio non semplicissimo, ma che con l'aiuto della fisioterapista può essere... È faticosissimo, lo dica pure. In questo caso abbiniamo anche un lavoro di allungamento della lombosacrale, perché tirando su le gambe noi vediamo che chiaramente andiamo ad allargare lo spazio lombosacrale che appunto viene stirato. Quindi anche questo è un esercizio molto importante per la colonna vertebrale lombosacrale. Farei anche vedere un esercizio di stabilizzazione in quadrupedica per la colonna vertebrale. Dato che stiamo parlando di colonna vertebrale, è molto importante lavorare sui muscoli cosiddetti stabilizzatori, un po' come il trasverso dell'addome, che peraltro anche in questa posizione viene sollecitato, stimolato, ma in questo caso è un esercizio di coordinazione e di equilibrio che mette in gioco una serie di cingoli muscolari che consentono però di stabilizzare il nostro corpo. Quindi si farà un esercizio incrociato con mano sinistra allungata, gamba destra e viceversa, gamba destra allungata, gamba sinistra allungata e braccio destro allungato. Possiamo anche far vedere il lavoro invece sui gomiti, e praticamente che è quello esattamente di potenziamento sempre della muscolatura addominale, che in questo caso è abbastanza impegnativo. Per le persone invece anziane o magari sovrappeso che non riescono a fare questo tipo di posizione, abbiamo una posizione alternativa che è quella di poggiare le ginocchia, esatto, e ovviamente questo rende l'esercizio un pochino più agevole.
E farei vedere poi, diciamo, per concludere qualche esercizio per le spalle, visto che abbiamo parlato di periartrite e di tendinopatia delle spalle. Ecco, in questo caso cerchiamo di raggiungere, noi in tutti gli esercizi che proponiamo ai nostri pazienti, c'è sempre una componente molto importante che è legata allo stretching della muscolatura. Sempre per il fatto che la muscolatura è strettamente connessa all'articolazione in sé per sé, è evidente che lo stretching della muscolatura ci consente di liberare l'articolazione, risolvere le contratture muscolari che spesso provocano una ridotta articolarità, un accumulo di sangue, quindi un accumulo di tossine e quindi dolore. E qui in questo caso, come possiamo vedere, l'allungamento del braccio e soprattutto, ecco, la flessione dorsale del polso va a stirare tutta la fascia muscolare dell'interno braccio fino al pettorale e quindi, diciamo, oltre a allungare queste fasce muscolari, andiamo a dare respiro alle articolazioni scapolo-omerali. Ovviamente per le spalle ci sono anche tantissimi altri esercizi, noi stasera abbiamo cercato di farvi vedere, diciamo, diciamo, quelli principali, no? Quelli più Certo. interessanti. E mi collegherei a questo tipo di esercizi con la nostra paziente che peraltro è stata Sì. trattata proprio da Marta e ha praticamente effettuato il nostro classico ciclo rappresentato dall'ossigeno-ozono e combinata la fisioterapia. Ecco perché ricordiamo al nostro pubblico che ci guarda da casa, poi mostreremo anche qualche immagine che lei spiegherà di come avviene la terapia con Con l'ozono, l'ossigeno, certo. perché è assolutamente bella anche da vedersi, perché non è per niente invasiva, non è cruenta. Intanto però questo è il momento che noi possiamo parlare proprio con la signora Vilma, che viene da dove, Da signora? Milano. Milanese, e quindi ci racconti un pochino qual era la sua patologia e come ha conosciuto l'ossigenozono, insomma. Prego, L'ossigenozono l'ho conosciuto, professore, si accomodi conosciuto pure con tramite noi. la vostra trasmissione, perché Ah, mi fa io non piacere. conoscevo questa terapia e chiaramente vedendo le vostre trasmissioni, vedendo Grazie. le spiegazioni che ha dato il professore, anch'io su internet. Ho trovato anche l'indirizzo a Milano e quindi ho chiamato e mi sono Ecco, presentata. ma lei di che cosa soffriva? Qual era la sua Allora, malattia? inizialmente anche a me era stata diagnosticata una periartrite alla spalla sinistra. Poi invece praticamente sono arrivata al professore che io non mi muovevo più, ero bloccata proprio nel tratto cervicale. E poi da una risonanza è risultato che sono delle protusioni lungo proprio il tratto cervicale. Dolori fortissimi e Immagino. quindi Quindi, cioè, lei è come arrivata ultima dolorante dal spiaggia, professor sì, Abruzzo. Anche lei come come ultima ultima spiaggia. spiaggia perché avevo già, Perché cosa erano aveva, 2 anni quale io. altro percorso aveva già fatto? E praticamente tutti i percorsi che fanno le persone che vanno a fare questo tipo di esami, eccetera. Quindi fisioterapia, TECAR, diciamo ionoforese, Sì, tutto proprio tutti i vari praticamente. Sì, step. tutto. Erano 2 anni io che Quindi era continuavo ad da una avere parte sofferenze. demoralizzata, immagino, Sì, e molto dalla. demoralizzata, anche perché poi ultimamente non riuscivo nemmeno più a dormire. Praticamente dovevo stare Caspita. seduta perché come appoggiavo le spalle non riuscivo più dal dolore. Dolore fortissimo che ormai prendeva già tutte e due le spalle e anche, diciamo, la parte anteriore. E devo dire che già E da. com'è andata, appunto? Subito dalla prima visita che mi ha fatto il professore ha subito fatto l'ossigeno-ozono e devo dire che già la sera mi sentivo il collo leggero. Veramente, ho detto, vuoi vedere che ho trovato veramente la terapia giusta? E niente, Meno male così. che non è successo il contrario, se no povera televisione. E così niente, sono stata soddisfatta, ho È continuato e. stato lungo, cioè sei sottoposta a un Per il ciclo, per dire, di momento sì, ho infiltrazione. fatto il No, che poi non protocollo. sono infiltrazioni, ma microiniezioni quelle, vero Sì, professore? diciamo che sono, dipende.
Per la signora che cosa ha scelto? Intanto qui cominciamo a vedere qualche immagine qui, di repertorio. Qui vediamo un'infiltrazione intraarticolare per la famosa periartrite che anche alla signora è stata diagnosticata. Ci sono nella medicina delle curiosità, praticamente delle mode, per cui va di moda fare la tecar, pure se uno ha fame, ha troppa fame, fa la tecar così ti passa la fame, e, oppure la periartrite, anche se gli pizzica un dito c'è la periartrite, e diciamo è così, è bene, la medicina in Italia è così. Quindi, però se fosse se la diagnosi fosse corretta... Se fosse stata periartrite, in questo caso stiamo facendo un'infiltrazione intraarticolare di ossigeno-ozono. Come vedete la siringa è apparentemente vuota. Vedete che non c'è niente dentro? E invece? Non c'è nessuna traccia di liquido. C'è l'ossigeno ozono, che ovviamente è trasparente, quindi sembra vuota. Come vedete l'iniezione viene fatta molto lentamente, perché altrimenti provoca dolore. Invece fatta molto lentamente non si sente nulla. E in questo caso si fa un movimento articolare della spalla per far distribuire bene il gas all'interno dell'articolazione. E poi il trattamento è fatto. In questo caso invece stiamo facendo una epicondilite e il tipo di puntura è differente. Vedete che quello di prima era una intraarticolare, invece questa che stiamo facendo ora è una sottocutanea, quella a cui faceva riferimento lei prima. Vedete, sono delle piccole punturine effettuate sotto... Adesso lasciate perdere la velocità, perché io sono un po' rapido nell'applicazione. È una sua caratteristica, sì, forse diciamo, confonde il paziente, sì, in questo modo. Diciamo che mi serve appunto per far sentire meno dolore al paziente. Però comunque la tecnica è quella di introdurre questa miscela gassosa subito sotto la pelle. Quindi in questo caso. Esatto, un po' come una mesoterapia, fatta però con l'ossigeno ozono. Questo terzo caso, che adesso andiamo a vedere, è invece la terza modalità applicativa, cioè la intramuscolare. Quindi abbiamo visto la intraarticolare, la sottocutanea, ora vediamo la intramuscolare. Normalmente io spesso combino le due terapie, intramuscolare e sottocutanea, come con la signora, per cui in questo caso anche è una patologia cervicale, per cui in questo caso, come avete visto, la infiltrazione è stata effettuata dentro il muscolo ed è stato sufficiente un colpo, diciamo, preciso per non far sentire nessun tipo di dolore al paziente. È sufficiente introdurre l'ago di 1,5 cm, non di più, tanto quanto basta per entrare nella struttura muscolare. Poi il gas farà da solo il resto, cioè vale a dire si farà strada tra le fibre muscolari e raggiungerà in profondità l'ernia. Quindi noi possiamo raggiungere un'ernia in profondità semplicemente utilizzando un ago molto piccolo, perché questo è un ago banale da intramuscolo che però viene utilizzato per la metà, come vedete metà è dentro e metà è fuori, quindi parliamo di circa massimo un paio di centimetri che vengono introdotti. A questo punto viene fatto un leggero massaggio per distribuire il gas in profondità e poi viene fatto il trattamento invece sottocutaneo, che invece ci serve essenzialmente come decontratturante, come sintomatico. Quindi noi nella stessa seduta abbiamo un trattamento curativo, che è questo profondo, e un trattamento invece più sintomatico, che è quello appunto rappresentato dalle microiniezioni superficiali, che in questo caso adesso andiamo a vedere. Quindi usiamo un ago molto piccolo, che peraltro entra per entrerà la decima parte di quell'ago, cioè io credo che al massimo entrerà 1 mm di ago nella pelle, per cui noi riusciamo... Mi lasci chiedere? Certo. Piccola tortura o come dice il professore? No, devo essere sincera, si sente un leggero bruciore quando fa le micro e l'altra addirittura non si sente. Niente, allora no. è veramente bravissimo lui, sì. Ha una bella mano. Sì. Prego, professore. Quindi in questo caso ci consente di introdurre una certa quantità di gas, anche in 40-50 cc, con delle piccole punturine sotto pelle, e poi questo gas andrà ad agire proprio anche sulle masse muscolari, ecco perché poi
quasi subito si può sentire un miglioramento, come ha avvertito la signora dopo la prima seduta, perché c'è proprio un'azione quasi meccanica di questo gas, cioè vale a dire il gas introdotto in profondità esercita un distanziamento delle strutture muscolari e nervose, per cui questo dà una sensazione di benessere. Altra cosa poi è proprio il miglioramento reale, che invece è determinato da un'azione biochimica dell'ozono, non un'azione meccanica. Però di buon peso ci è molto gradita anche l'azione meccanica, no? Beh, chiaro, sì. Soprattutto se i risultati, cioè se il paziente va a casa o a casa incomincia a sentire un lieve benessere, insomma. Perché quando uno ha male, la prima cosa è proprio quella di togliere il dolore, penso, è la sua prima aspettativa. Poi ovviamente scoprendo che l'ossigeno-ozonoterapia è una terapia, come ha detto lei, casuale, cioè che va alla causa, causale. Scusi. Casuale è fatta per sbaglio. direi. No. Anzi, questo mi suggerisce invece, questa mia gaffe, una domanda. Questi quantitativi di gas che lei inietta, se voi siete ormai un discreto numero di terapisti con l'ozono, cioè sono fonte di vostra iniziativa, cioè di vostro giudizio, o ci sono dei protocolli ben precisi? Beh, ormai ci sono dei protocolli che vengono pubblicati sulle riviste scientifiche, per cui ci sono delle società scientifiche che, diciamo, seguono i protocolli, procedono alla formazione di questi medici. Adesso attualmente siamo... Cioè c'è un'uniformità in sostanza, certo, di modo di operare, di agire. In questi giorni stiamo tenendo un corso di alta formazione alla Sapienza di Roma per medici proprio sull'ossigeno-ozonoterapia, applicato soprattutto nella parte ortopedica di riabilitazione, e in queste sedi, diciamo, istituzionali vengono formati gli ozonoterapeuti. Quindi l'altra cosa importante che volevo sottolineare è che il racconto che ci ha fatto la signora è molto frequente, cioè il paziente che addirittura ha 2 anni che convive con il dolore, per cui il rischio in questi casi è quello dell'abitudine. Sembra strano, ma ci si abitua sostanzialmente al dolore, ci si abitua un po' alla sofferenza, per cui alla fine quasi ci si rassegna. Fortunatamente la signora non si è rassegnata ed è stata, diciamo così, premiata. Insomma, questo è uno dei tanti motivi per cui seguire la nostra emittente e, nel caso specifico, la trasmissione curata dal professor Dario Apuzzo, perché Salute OK è veramente una rubrica seguitissima, dove si scoprono nei vari appuntamenti, nei vari incontri, metodiche applicate con l'ozono e patologie diverse che rispondono all'ozonoterapia. Spero di poterne parlare del numero più ampio possibile questa sera, però come sempre dovremmo un po' correre. Allora, abbiamo visto anche queste immagini. E la signora, ecco, per concludere, poi comunque lei resta in nostra compagnia, quindi potrà aggiungere ancora altre cose. Lei ora si ritiene soddisfatta, sta bene? Come pensa di procedere in futuro? Beh, per il momento sono ancora in terapia, quindi anche perché evidentemente troppo tempo in attesa di star bene, quindi ci vuole più tempo anche per migliorare. E poi niente, seguirò i consigli della professora. Perfetto. Penso che ogni paziente manterrà una sorta di cordone ombelicale. Perché la paura di fare dei piccoli richiami ogni tanto. Ecco, questo è importante, sì, no? Non è detto che bisogna continuare a fare terapia per tutta la vita. Alcuni pazienti non vogliono smettere. Ah sì? Nonostante le indicazioni. Dicono, guardi, magari, non so, vediamoci l'anno prossimo. No, vengo comunque fra 6 mesi perché voglio... Probabilmente è un fatto veramente psicologico, ma trattandosi di maggiore tranquillità. Sì, ma trattandosi di una terapia naturale, diciamo, è assolutamente giustificato, si può fare tranquillamente. Ecco. Tra l'altro noi, diciamo, proponiamo anche dei prodotti a base di ozono che il paziente può applicare a proprio domicilio. Per cui, parliamone un attimo di questi prodotti. Sono dei prodotti che noi inseriamo proprio nella terapia
E cioè per esempio un gel antidolorifico, un olio da massaggio, ozonizzato, un olio ozonizzato. E abbiamo tutta una serie di prodotti che poi vanno anche al di là del, diciamo, di quello che, per quale vengono utilizzati maggiormente in terapia, cioè il dolore, l'infiammazione. Perché noi sappiamo, poi magari se avremo tempo parleremo della parte estetica, no? Sì, diciamo, parte che più, va per la maggiore, diciamo, frivola della materia. Certo. Visto che l'ossigenazione dei tessuti comunque porta a benessere in generale, abbiamo pensato poi di fare una serie di prodotti anche per il e benessere. Anti-aging, insomma. Anti-aging, per cui certo. Shampoo, dentifricio per i denti, il sì, bianco, sì. La crema per il viso, per il corpo, per le mani, l'intimo, insomma c'è tutta una serie di prodotti. Nella fattispecie della situazione, diciamo, dolore, noi consigliamo questo gel molto efficace che il paziente deve applicare mattina e sera al proprio domicilio, e una volta terminata la terapia ogni piccolo sentore di dolore applicare questo ozono, che l'organismo è come se avesse una sorta di memoria, per cui l'applicazione di ozono crea una risposta rapida. Per esempio ci capita in alcuni pazienti che magari non vengono per alcuni mesi per un motivo X, non so, fa uno sforzo, un trauma, eccetera, hanno una piccola recrudescenza di dolore, è sufficiente una o due sedute di ozono che torniamo alle situazioni. Qui vediamo anche proprio tutta la gamma. Ecco, per esempio, dei prodotti, lì abbiamo anche un gel molto importante, quello è un gel elettroconducente che viene utilizzato dai fisioterapisti. Ecco, vorrei sottolineare che noi adesso stiamo facendo, sono aperte le iscrizioni ad un corso di alta formazione alla Sapienza, presso la Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione, Sapienza di Roma, esclusivamente per i fisioterapisti. Per cui se ci sono dei fisioterapisti in ascolto interessati a queste metodiche innovative e anche all'utilizzo dell'ossigeno-ozono, che può essere utilizzato anche in maniera non iniettiva, che è di competenza medica, certo, ma attraverso una serie di prodotti e di apparecchiature che consentono di utilizzare questi prodotti per la veicolazione dell'ozono. A proposito della veicolazione, mi viene in mente che abbiamo dimenticato una via. Sì, l'insufflazione. Esattamente, abbiamo dimenticato l'insufflazione rettale. Questa è una via assolutamente. Posso chiederle cortesemente di parlarne subito dopo lo stacco, certo, pubblicitario? Certo, certo. Perché ci avevo già pensato anch'io, è molto importante, soprattutto può raggiungere una fascia di pazienti in età magari anche infantile. Perché magari a un bambino non gli puoi proporre un autoemo o sì, magari la piccola ma non la grande autoemo. Certo, noi bambini preferiamo l'insufflazione. Ma l'insufflazione sicuramente è molto meno traumatica, diciamo così. Vi aspettiamo subito dopo lo stacco pubblicitario. E da questo momento mi pare che potreste anche incominciare a prenotarvi con le vostre telefonate. Eccoci qua. Allora, vi ricordo che siamo in diretta, ma mi pare che già il telefono squilli più che abbastanza. A questo punto della trasmissione vi proponiamo un'intervista. Già in passato, io ricordo, nella nostra trasmissione col professor Dario Apuzzo, che aveva parecchi pazienti VIP a Roma. È romano, no? Tra parentesi. Sì. E la squadra di calcio è? Lazio. Ah, aiuto. Rigorosamente. Allora, questa sera abbiamo una breve clip con la testimonianza del dottor Ennio Cappasa, una breve testimonianza, che è il proprietario fondatore di Costume National, che è una linea di abbigliamento molto famosa, prestigiosa. Tra parentesi, mi piace molto, quindi sono curiosa di conoscere l'ideatore di questa linea e scoprire qual era la sua patologia, come l'ha risolta con l'ozonoterapia. Prego. Dunque,
amici telespettatori, siamo in una famosa maison nella sede principale di Coutume National, che rappresenta come Salute OK l'eccellenza italiana. Un grazie particolare al professor Capasa, al dottor Capasa, Ennio Capasa, per essersi reso disponibile ad accoglierci nella sua casa e aprirci le porte di questa importante maison. Grazie e buongiorno per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, l'abbiamo invitata perché il lavoro che svolge è sicuramente un lavoro importante, un lavoro anche molto stressante. La sua vita sarà molto impegnativa, frenetica, soprattutto durante le sfilate, le giornate della moda, ma soprattutto perché è anche sempre in viaggio. Ci vuole raccontare un po' la sua vita? Sì, in realtà questo mestiere, diciamo che secondo me è un mestiere uno dei più belli del mondo, però è anche uno dei più impegnativi, perché diciamo che noi sostanzialmente abbiamo bisogno di produrre molte collezioni all'anno e stimolare sempre i nostri clienti, per cui l'intensità, diciamo, di questo mestiere è un'intensità con un impegno che è totale, diciamo, in qualche modo. Però è talmente bello che poi un po' si dimentica anche tutta questa fatica. Si viaggia molto perché noi siamo presenti un po' in tutti i mercati del mondo, dagli Stati Uniti ovviamente al Giappone, al Far East, all'Asia eccetera, per cui in alcuni periodi dell'anno bisogna, come dire, presidiare un po' i mercati. A volte c'è delle interviste, a volte dei trunk show, a volte delle presenze, oppure si vanno a fare anche dei giri di ricerca molto importanti, perché chiaramente questo è un mestiere dove bisogna anche, come dire, un po' percepire, no? Quasi sentire quello che sta succedendo nel mercato. Lei è famoso anche per aver viaggiato molto in Oriente, ha fatto un'esperienza lunghissima in questo paese. Che cosa ha raccolto? Beh sì, io, diciamo, la mia formazione tantissimi anni fa ormai è stata appunto proprio in Oriente, in Giappone in particolare, ma sostanzialmente, diciamo, la mia esperienza in Giappone in quell'età formativa è stata molto molto interessante, perché mi ha messo di fronte a un mondo che era completamente diverso. Quello che ho raccolto è una grande, specialmente in Giappone, una grande affinità con l'Italia rispetto al concetto di qualità. Diciamo che in quel paese c'è un'attenzione, proprio un'attenzione al benessere, al cibo, alla cura, che in qualche modo riconosco anche in Italia. Gli onsen, c'è, cioè, tutte le loro, diciamo, le terme, tutti quei trattamenti che sono storicamente appartengono alla cultura, in fondo ci abbiamo anche noi da sempre, insomma. Proprio qui volevo arrivare. Quanto è importante la salute in questo senso, e quanto la cura di sé anche da un punto di vista di mentale? Beh, direi che noi negli ultimi anni abbiamo, credo grazie alla medicina, alla scienza, abbiamo capito come indirizzare, diciamo, il nostro benessere. Tutte le scoperte scientifiche sui cibi o sul tipo di vita, o come dire, hanno reso possibile, volendo, perseguire un tipo di vita appunto che in qualche modo tenesse più conto della salute e del benessere. Devo dire che io, in maniera molto naturale, appunto grazie anche a questa esperienza in Giappone, quando ero ragazzo ho scoperto per esempio un tipo di cucina molto molto leggera che poi mi ha appassionato molto, e questo impatta e influisce in maniera molto forte. Io oggi vedo che qua, pur rimanendo una persona, come dire, attaccata a dei sapori forti, però laddove esagero con certe cose, anche inutili a volte, certi condimenti eccetera, mi sento il fisico molto affaticato, sento il fegato il giorno dopo. Vuol dire, se bevo un bicchiere di vino sto bene, se ne bevo tre già sento che questo tipo di, come dire, il corpo reagisce in maniera diversa. Di quale patologia soffriva, se possiamo chiedergli? Ma io non ho mai sofferto veramente di delle patologie, diciamo, per fortuna, diciamo, le patologie vere. Come tutti, spesso ho avuto mal di stomaco, bruciore di stomaco, dovute anche proprio alla, come diceva lei, al tipo di vita, ma anche probabilmente a volte a delle cucine molto buone, ma magari con dei condimenti sbagliati. È stato proprio, come dire, una mia ricerca quella di andare nella direzione di stare meglio. In fondo, dare il massimo di se stessi vuol dire anche questo, no? Cioè vuol dire avere una, i greci e i romani lo dicevano, no? Mens sana in corpore sano. Che vuol dire? Vuol dire proprio questo, cercare il benessere psicofisico, quel benessere che ti permette di performare al meglio.
È vero che nella società moderna le tentazioni sono fortissime perché siamo circondati e bombardati da immagini, da, come dire, sollecitazioni che non sempre sono salutari. Però è anche vero che in questa immensa possibilità di scelta oggi c'è anche, appunto, si sa che andando in una certa direzione il corpo e la mente stanno meglio. Stata più che soddisfatta. Questa era solo la prima parte dell'intervista condotta da Chiara De Logu e la parte finale dove appunto ci racconterà l'incontro con lo Zono. Ce la vediamo prima della fine della trasmissione. Adesso proseguiamo parlando, allora abbiamo detto insufflazioni per tutti, per tante patologie, sì, e anche per i bambini, quindi per una fascia d'età che di solito viene esclusa magari dalle iniezioni. Ma per quali patologie però le insufflazioni sono indicate? Ma le insufflazioni sono indicate per le patologie per le quali è indicata anche la grande autoinfusione, quindi patologie che hanno bisogno di un approccio sistemico, quindi generale su tutto l'organismo. Patologie per esempio autoimmuni, come può essere, non so, l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso. Sta parlando di malattie molto serie. Malattie molto serie, malattie dove c'è uno squilibrio dell'attività immunitaria in un senso o nell'altro, per cui in genere si sviluppa una eccessiva attività immunitaria, tanto che addirittura si, diciamo, si autodistrugge. Esatto, diciamo, contro di noi si manifesta, quindi si sviluppano dei cosiddetti autoanticorpi. E in alcuni casi si è parlato di autoimmunità anche per la fibromialgia, anche se poi questa è una patologia talmente, diciamo così, oscura, no? Un po' tanto vasta nella sua espressività quanto oscura nella sua eziopatogenesi. Ecco, questi sono i famosi casualmente punti. Devo dire che il regista è molto bravo, immediatamente ha inviato. Questi sono dei punti tipici per fare diagnosi di fibromialgia, vale a dire questi sono punti che al semplice tocco del medico clinico evocano un grande dolore, per cui le braccia, il pettorale, soprattutto l'interno coscia, e ovviamente la diagnosi non si basa soltanto su questi disturbi, ma occorre una serie di sintomi che si concatenano e quindi generano questo tipo di diagnosi. C'è, come sappiamo, anche una componente umorale, quindi uno stato depressivo latente o manifesto. Ma comunque, diciamo, ecco perché abbiamo parlato di fibromialgia, perché è una patologia che può essere trattata con l'ossigeno ozono, sia grazie all'utilizzo delle insufflazioni rettali, perché comunque è una patologia... È una sorta di supposta? Che esatto, viene è come se noi facessimo una supposta di ozono, viene praticamente assorbito dalla mucosa rettale, passa in circolo e esercita la propria azione sul sistema immunitario, sul sistema endocrino e anche sul sistema circolatorio. Tanto è vero che dei risultati importanti li abbiamo avuti anche con le cefalee. Le cefalee, soprattutto quelle vasomotorie e in particolar modo anche quelle dei bambini. Non è molto frequente, fortunatamente, però alcuni bimbi soffrono di cefalee, diciamo così, idiopatiche, non si capisce bene l'origine, molto spesso sono vasomotorie dovute a spasmi vascolari, e abbiamo avuto degli ottimi risultati con queste insufflazioni rettali di ossigeno ozono, per cui noi non mettiamo nessun farmaco, ma semplicemente andiamo a ossigenare e ozonizzare il corpo e la circolazione con questi grandi risultati. Certo, ma professore, come si spiega che funzioni l'ossigeno ozonoterapia dia un sollievo o riesca a far fermare, regredire talvolta queste malattie autoimmuni che sono così ostiche da trattare, che rispondono poco ai farmaci, per cui c'è sempre una ricerca attiva, ma non si è ancora trovata una cura definitiva per molte
Per quasi tutte, direi. Sono patologie complicate. Sì. Ecco, consideratemi sconosciute, sì. non si capisce e anche le terapie perché, non... Beh, diciamo che l'ozono... Quindi con me l'effetto, scusi, è immunomodulante. Sì, è un modulatore in un senso o nell'altro. Noi sappiamo che la miscela di ossigeno-ozono può essere modificata in relazione alla concentrazione dell'ozono rispetto all'ossigeno. Per cui andiamo da percentuali diciamo molto basse, che vengono utilizzate nella medicina estetica, come 2-3 per mille particelle di ozono rispetto all'ossigeno, fino a percentuali molto più elevate, anche intorno al 50 per mille, che vengono utilizzate per determinate patologie. Ad esempio quelle immunitarie, nelle patologie dove è necessaria una, diciamo così, modulazione in senso di freno dell'attività immunitaria, viene utilizzata una concentrazione molto alta di ozono a grandi linee. Laddove invece dobbiamo andare a stimolare una, diciamo, un'immunità, un sistema immunitario un po', diciamo così, debole, no? Sonnolento, dobbiamo andarlo a risvegliare, utilizziamo invece delle dosi minime di ozono. Noi lo possiamo considerare come un catalizzatore, come uno stimolatore del nostro organismo in generale. In buona sostanza l'ozono consente all'organismo di autoripararsi. È la miccia che va a stimolare l'organismo, stimola il metabolismo, stimola la eliminazione dei metaboliti, quindi delle sostanze. Quindi aiuta anche un po' a dimagrire. Esatto, può aiutare anche a quello. O ovviamente a tenere sotto controllo alcune patologie cosiddette da sindrome metabolica. Esatto, la sindrome metabolica dà un'azione disintossicante, ma addirittura anche nel diabete dà dei risultati molto importanti. Per cui, non solo nella cura dei danni provocati dal diabete, e mi riferisco ad esempio alle ulcere. Ecco, forse proprio in regione Lombardia si riconosce l'ossigeno-ozonoterapia per la cura delle ulcere diabetiche, è vero? Esatto, per cui sappiamo quanto ostiche possano essere questo tipo di lesioni cutanee. In questo caso l'ossigeno-ozono perché facilita? Perché da un lato esercita un'azione assolutamente antibatterica e quindi noi sappiamo che uno dei motivi principali ostativi alla restituzione ad integrum della cute è rappresentata dalla sovrainfezione batterica. Quindi da un lato impedisce questa sovrainfezione, quindi favorendo in tal modo un recupero della lesione. Dall'altro, apportando ossigeno e quindi migliorando la vascolarizzazione, facilita invece l'apporto da parte dell'organismo dei metaboliti che contribuiscono alla restituzione del tessuto. Certo, quindi il fatto che si possa poi rimarginare la pelle. Esatto. Agevolare questo processo, perché i risultati mi pare di aver visto in passato anche parecchio materiale fotografico del prima e del dopo, sono più che entusiasmanti. Sì, ma lì si possono utilizzare anche... È un effetto davvero quasi miracoloso, potentissimo. Anche perché noi utilizziamo delle tecniche, diciamo, incrociate, cioè vale a dire, nel caso di un'ulcera diabetica, ad esempio, noi faremo le applicazioni locali, che possono essere sia con delle microiniezioni, sia con dei sacchetti sottovuoto, nei quali poi viene introdotta la miscela gassosa, sia anche con l'autoemoinfusione, oppure con la flebo fisiologico zoizzata, oppure ancora con l'insufflazione rettale. Infine possiamo anche applicare questo olio ozonizzato, che sappiamo essere di grande aiuto per tutte le lesioni cutanee. Quindi parliamo di lesioni eczematose, eritematose, psoriasiche, ulcerose, ferite che non si chiudono, anche lesioni erpetiche, per esempio per l'herpes una grande terapia, perché ricordiamo che l'ozono è un virus statico, cioè mentre è un battericida, cioè vale a dire uccide i batteri, sui virus... Credo che sia il più potente al mondo. È il più potente che esiste. Anche a livello, per esempio, delle piscine. Esatto, cioè, volevo proprio dire questo, che è decine di volte superiore all'azione del cloro. Il cloro poi ha degli effetti molto
come posso dire, più che debilitanti, collaterali certo, pesantissimi è tossico, sulla salute. Sappiamo che è tossico, infatti chi non ha avuto, diciamo, la fortuna di provare a nuotare in una piscina ozonizzata, è bene che lo provi, perché è veramente una grande esperienza. Nel caso dei virus invece l'ozono va a modificare i recettori che intercettano il virus sulle cellule e impediscono la connessione del virus al recettore, quindi non va ad uccidere il virus direttamente, come invece capita nel batterio, che viene praticamente fulminato dall'ozono, stecchito, ma va ad inibire la replicazione del virus, quindi è un virus statico. Quindi ecco perché l'utilizzo ad esempio nell'epatite virale, addirittura in luogo dell'interferone molto spesso viene utilizzato. So che per esempio a Napoli nella seconda università viene utilizzato da anni nel trattamento delle epatiti virali anche di tipo C in luogo dell'interferone, per cui stiamo parlando di un qualcosa di veramente importante. Io mi scandalizzo sempre quando capisco che sia molto esteggiato dalle industrie farmaceutiche, perché probabilmente toglierebbe una buona fetta di mercato a loro. Certo. Però non capisco quanto i nostri amministratori, che lamentano a ragione delle spese ormai non più arginabili nel sistema sanitario, nel tema della sanità, cioè dovrebbero essere molto più attenti a questa risorsa straordinaria che abbiamo, perché poi non dà effetti collaterali. Questo è, penso che sia accurato. Ma noi ozonoterapeuti abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi e pubblicare, perché purtroppo parte tutto da lì. E chiaramente se non si pubblica non si ha un riconoscimento. È anche vero che però pure pubblicare è difficile, perché anche lì ci sono una serie di ostacoli, per cui bisogna moltiplicare gli sforzi e raggiungere l'obiettivo. Però ci sono, per le pubblicazioni, speriamo, dei medici, ci sono gli ordini che pubblicano i lavori dei medici. Ma in realtà il non è proprio... Li pubblica. Le pubblicazioni degli ordini non hanno la stessa valenza delle pubblicazioni fatte. Però una volta che è pubblicato dall'ordine può essere raccolto da altri. Sì, però non è proprio così automatico. Cioè la pubblicazione ha un valore quando è pubblicata su una rivista che è indicizzata e a livello internazionale, su PubMed, per cui allora ha un valore. Purtroppo noi siamo strapieni di lavori sull'ozono pubblicati da riviste non indicizzate, molto meno di lavori pubblicati su riviste serie. Cioè dovete andare su riviste che siano considerate accreditate, serie. Sì, noi per esempio ultimamente abbiamo fatto questa Functional Neurology, abbiamo fatto Spine, che è un'altra rivista molto importante, per quel che riguarda la parte fisiatrica. Poi per quanto riguarda invece gli effetti dell'ozono sulla biochimica, ad esempio cellulare, in particolar modo sul sangue, eccetera, lì effettivamente abbiamo numerose pubblicazioni internazionali. Ecco, quindi è appurato che l'ozono, che questo gas, quando entra in contatto col sangue, soprattutto coi globuli rossi, ne cambia la loro forma, la loro struttura, li rende molto più dinamici, veloci. Sì, ma più veloci, che ne cambia la funzione, la struttura, ecco, ci spieghi lei. No, li rende semplicemente più elastici, quindi ne impedisce l'impilamento. Perché che cos'è l'impilamento? Laddove ci sono dei restringimenti della circolazione, ad esempio nei piccoli vasi, i globuli rossi tendono a impilarsi l'uno sull'altro, come se fossero delle sedie che si impilano. E questo che cosa fa? Rallenta il circolo ematico. Quindi l'ozono invece, favorendo la plasticità, l'elasticità della membrana del globulo rosso, fa sì che questi scorrano meglio all'interno dei restringimenti del canale e soprattutto conferendo a loro una carica elettrostatica positiva che si respinge con quella degli altri globuli rossi, ne impedisce appunto l'impilamento. Questo impilamento, è come se le due sedie non potessero più impilarsi, perché cariche e entrambe dello stesso segno, che come sappiamo si respinge. Oh, ma è anche intelligente allora questo gas, esatto, è dotato anche di intelligenza. Allora, siccome sento suonare di nuovo il telefono, ho guardato l'orologio e mi sono letteralmente spaventata, vorrei dire
Colgo questa occasione che lei ha parlato della, diciamo, della difficoltà a volte di avere una buona circolazione periferica. Tutti conosciamo i problemi della grande circolazione e a quali drammatiche conseguenze possono portare questi problemi, però anche il microcircolo che è molto esteso, è importantissimo. E quindi per entrare, un po' di spiego però, nel campo del discorso estetico, ma anche dell'anti-aging, quindi di un farmaco miracoloso, questo che non è un farmaco poi, l'ozono, come risposta al processo di invecchiamento che inevitabilmente, certo, va a deteriorare non solo i nostri organi, ma tutta la struttura. Penso anche al cervello. Chiaro. E quindi ci dica in poche parole che cosa ci promette e spero realizzi anche. Per esempio nel caso appunto della cellulite, quindi delle gambe, da cose concrete. E laddove noi sappiamo che il primum movens della cellulite è il ristagno ematico, quindi è, diciamo, una cattiva circolazione. Ora l'ozono ci consente a basse concentrazioni di migliorare questa circolazione e quindi di ottenere una certa leggerezza delle gambe, e questa è veramente clamorosa già dalle primissime sedute, cioè mentre chiaramente gli effetti sulla cellulite necessitano di un numero maggiore di sedute, gli effetti sulla circolazione sono praticamente immediati. La paziente si sente subito le gambe più leggere proprio perché attiva la circolazione. Poi andando avanti si verifica anche un miglioramento proprio della cellulite e soprattutto dell'aspetto proprio della pelle. Noi andiamo a immettere, ricordiamo, ossigeno, quindi è proprio quello che... È la cosa di cui siamo più carenti invecchiando. Più carenti, chiaramente. Certo. Quando si dice che un paziente ha una brutta cera, no? Spesso si utilizza questo tipo di metafora. E perché? Perché chiaramente la pelle... se ha un colore non proprio normale, non proprio luminoso, ovviamente è espressione della sofferenza del nostro organismo. In particolar modo sappiamo i danni che il fegato fa, ad esempio, sulla pelle, no? Con, diciamo, proprio che cambia colore, assume un colore giallastro, eccetera. Ma in generale la pelle è l'espressione di quello che siamo noi dentro, anche perché ha una superficie veramente molto grande di contatto con l'esterno, certo, e quindi è una cosa molto importante. E poi è uno dei principali organi emuntori che abbiamo, emuntori, per esattamente. Più esteso, insomma. Ci consente anche la regolazione della temperatura corporea attraverso la sudorazione, eccetera. Qui stiamo vedendo l'applicazione su appunto... È grossa la siringa, ma è sempre minimo l'ago, insomma. La siringa è grande perché dobbiamo mettere una quantità maggiore. L'ago è il medesimo che abbiamo utilizzato per le punture sottocutanee a scopo antalgico, antinfiammatorio, ma dobbiamo mettere una maggior quantità di gas perché ovviamente andiamo a trattare una superficie molto più ampia. Quindi questa è una metodica che noi consigliamo in abbinamento anche all'emulsione corpo con all'ossigeno ozono, e in alcuni casi dove la circolazione è particolarmente sofferente anche con l'insufflazione rettale. Bene. Poi ovviamente possiamo trattare anche i capillari, anche sì, questo non abbiamo detto, e nel caso dei capillari invece possiamo utilizzare l'ossigeno ozono per piccoli gruppi di capillari. Fondamentalmente noi consigliamo utilizzare l'utilizzo del glicerolo, che è sempre una sostanza naturale a base di, appunto, di glucosa. Quindi non è uno sclerotizzante. Non è uno sclerotizzante, ma è uno osmotizzante. Praticamente questa viene definita come osmoterapia. Come vedete c'è uno sbiancamento del capillare rappresentato dalla immissione all'interno del capillare stesso. Ecco, vediamo come sbianca tutto il capillare di questo glicerolo. Ma quindi è risolutivo con il Questo glicerolo? È assolutamente risolutivo, definitivo. La chiusura avviene più lentamente rispetto alla scleroterapia classica, ma non dà alcun tipo di effetto collaterale. Vediamo come sbianca tutto intorno. Sì. Non dà macchie, lividi, i lividi sono molto piccoli e regrediscono in breve tempo, ma soprattutto non può lasciare residui come può capitare per esempio per il laser. Qui stiamo facendo una tecnica invece con l'ossigeno ozono che in alcuni, ecco, anche in questo caso abbiamo visto lo sbiancamento. Però che cosa capita? Che non possiamo trattare, soprattutto laddove sono molti i capillari,
con una eccessiva quantità di gas, per cui noi questo lo utilizziamo in associazione al trattamento osmoterapico e soprattutto laddove si verifica una piccola formazione di di piccoli coaguli che si possono verificare nel corso della terapia, questi vengono immediatamente risolti attraverso delle piccole iniezioni di ossigeno ozono. Quindi noi utilizziamo questa metodica combinata osmoterapica e emoreologica con l'ossigeno ozono. Trattamenti, risultati definitivi, chiusura definitiva. Ah, guardi, interessantissimo, davvero. Quindi, se adesso dobbiamo rispettare la pausa pubblicitaria, immagino sarà anche l'ultima e poi passeremo alle telefonate. Tenga pronto una sorta di elenco, visto che qui è lunghissimo, di patologie che traggono beneficio da... A questo punto sarebbe meglio fare l'elenco delle patologie che non possono essere trattate con l'ossigeno ozono. Però penso possa essere interessante per chi ascolta da casa. Prego. L'acne è molto utilizzato perché ovviamente c'è un'azione antibatterica fondamentale e antinfiammatoria, perché sappiamo che c'è sia la componente infettiva che quella infiammatoria. Per cui facciamo delle punture direttamente nelle pustole con l'ozono e applichiamo a domicilio l'olio a base di ozono, la sera e la mattina la crema a base di ozono. Per cui questo è il trattamento che può anche essere completato dalla piccola autoemoinfusione, cioè si preleva una piccola quantità di sangue, parliamo di 10 cc di sangue, si mescola con 10 cc di ozono e si fa un intramuscolare di questa miscela di sangue e ozono. È una terapia antica che veniva utilizzata dai medici condotti in assenza di ozono, perché il semplice prelevare sangue e introdurlo per via intramuscolare rappresentava già un input, uno stimolo per l'organismo, soprattutto per il sistema immunitario. Noi abbiamo potenziato questa azione combinando con l'ozono. Interessantissimo. Bene, ci troviamo fra un minuto. Eccoci qua, prima che io mi dimentichi volevo farle una domanda a proposito delle insufflazioni che per me questa sera sono state un po' la rivelazione, no? Perché le grandi autoemo, quelle le conosciamo e sono fantastiche, anche come rivitalizzante proprio, come tonico, insomma penso che un richiamo tutti i mesi... Un'ossigenazione generale anche caspita, del cervello. È come mettere un'ipoteca sul proprio invecchiamento, quindi ritardarlo al massimo. Però a proposito delle insufflazioni, abbiamo sentito che fanno prevalentemente per via rettale, sì, però anche per via vaginale, quindi sì, per alcune patologie tipicamente femminili, e recentemente sentivo anche per via nasale, ma si può davvero? È molto interessante questa applicazione, soprattutto nelle riniti allergiche e nelle sinusiti. È molto importante, però va ovviamente... Ma guarda che abbiamo l'immagine, esatto, no? Esatto, va fatta tipo in una maniera, accorta, perché il gas che viene iniettato, insufflato nel naso, non deve assolutamente essere non inspirato. Deve essere respirato. Qui ci vuole una tecnica inspirato particolare e il paziente deve collaborare. Quindi deve andare in apnea, gli si insuffla il gas nella narice durante l'apnea, si chiudono le due narici, il paziente resiste più che può, quando non ce la fa più apre la bocca e butta fuori. Quindi è molto importante che quando si insuffla il gas il paziente non respiri. È interessante. Fatta abbiamo questa cosa, normalmente si verifica per esempio una eliminazione dei fluidi infiammatori della sinusite, eccetera. Il paziente dice già che nelle ore successive c'è una secrezione molto abbondante, quindi come se fosse una pulizia dei seni, certo. E a volte questo risolve anche dei problemi di cefalea frontale che è sottesa da una sinusite frontale o mascellare, ad esempio. Ma o rinite allergiche, è molto importante anche nell'orecchio, nell'insufflazione tubarica, quindi anche lì si può fare. È molto interessante, questa è una cosa che scopro questa sera praticamente. Passiamo alla prima telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove arriva la prima Buonasera. Telefonata? Io chiamo da Garlasco. Benvenuta signora, ci dica.
sono una paziente del professor Apuzzo e volevo portare la mia testimonianza. Prego. La signora 2 anni ho sentito che soffriva di cervicale, io 24, per cui mi sono trovata benissimo, mi ha praticamente cambiato la vita. Perché grazie, la mia signora, era una situazione quasi invalidante praticamente. Bene. E sto benissimo, sto proprio benissimo. Io sono adesso, sto facendo il mantenimento. Ed è soddisfatta proprio, tanto da volerlo testimoniare. Ringrazio il professore. Grazie a lei signora, grazie. Bene, grazie davvero. Oh, meno male che è arrivata una buona telefonata per lei, perfetto. Va bene, se volete passate, ce n'è pure un'altra, ecco. Intanto magari noi impegniamo questo tempo per dire, anche si diceva prima, visto che la dottoressa Pomini è oculista, oltre che medico estetico, che per le maculopatie, soprattutto credo quelle per origini... Maculopatie e sudative, magari quelle anche umide. Quelle tipo diabetico? Dove abbiamo Per il diabete è già un problema diverso, perché c'è una microangiopatia diabetica. Se non colpisce la macula è difficile usare la... Non si può fare intravitreale, non si possono fare le punture intravitreali. Fare delle auto, grandi autoemo, no? Sì, non come diceva la dottoressa, sì, però... per un determinato tipo di maculopatia retinica, cioè quella sudativa, è molto valida perché tende appunto a seccarla e anche a migliorare la microcircolazione. Quindi diciamo che per via, come ha detto prima, sistemica in generale. Esatto. Quindi poi può succedere che un paziente faccia la grande autoemo per ottenere il risultato per una patologia, ma abbia anche come effetto collaterale dei benefici in tanti altri ambiti. Per esempio abbiamo avuto una paziente che trattavamo per una epatite virale C, va benissimo, non prende farmaci, cioè a un certo punto ci dice ma io soffrivo di cefalea da circa 20 anni, ma c'è qualche correlazione col fatto che io da quando faccio queste cose non ho più la cefalea? E noi non l'avevamo detto che c'era una possibile indicazione. Quindi ecco esattamente un effetto collaterale benefico. Ma piacevole, benefico. Sentiamo la seconda telefonata. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buonasera. A lei signora, buonasera. Allora, io sono Milena di Gattinara in provincia di Vercelli. Benvenuta, dica. Grazie. E chiamo perché mio marito è già stato operato 4 volte di aderenze addominali e queste continuano a riformarsi ad ogni intervento sempre di più. Volevo sapere se l'ossigeno ozonoterapia può essere efficace anche per questa problematica. Ma aderenze addominali relative a che cosa? Dunque lui ha fatto un piccolo intervento quando era proprio un neonato e probabilmente già da lì hanno cominciato a formarsi finché all'età di 30-32 anni ha avuto questi blocchi intestinali proprio dovuti alle aderenze che fasciano l'intestino e lo bloccano completamente. Beh, questo è un pochino più complessa la faccenda perché si tratta di un problema di tipo meccanico. È un po' quello che si verifica quando ci sono delle briglie cicatriziali a livello anche della colonna vertebrale. Cioè è chiaro che se c'è un organo che viene compresso a causa della formazione di tessuto esuberante cicatriziale, diciamo che l'ozono ha poche chance perché non ha la possibilità di rimuovere l'elemento scatenante, cioè vale a dire la cicatrice. Può migliorare in minima parte, soprattutto la parte relativa alla infiammazione sovrastante al problema, però purtroppo laddove c'è un problema di tipo meccanico non ce la facciamo con l'ozono. Quindi non serve? Direi di no, signora, direi invece di no. Invece per le ulcere gastrododenali? Allora, per le ulcere gastrododenali si può utilizzare l'acqua ozonizzata che ha un'azione, modulatrice sulla flora batterica intestinale. Quindi va però abbinata ad una, ecco, questa è l'acqua
che stiamo vedendo va però abbinata alla terapia classica. In questo senso può, diciamo così, accelerare il processo di guarigione perché consente di diciamo equilibrare la flora batterica intestinale. Bevendo dei, diciamo, tre bicchieri massimo, 2-3 bicchieri di acqua iperozonizzata al giorno, andiamo a regolare la flora batterica e anche ad avere un'azione antinfiammatoria e ossigenante che può favorire la riepitelizzazione, insomma il recupero dell'ulcera. Sì, sì, sì. Ecco, okay. Signora, grazie per aver chiamato, così ha chiarito un po'. Io vorrei ancora le immagini di quest'acqua veramente meravigliosa per ricordarvi che può essere usata anche per fare gli sciacqui, perché l'ozono, certo. Lei citava prima il dentifricio, queste sì. Formulazioni, è veramente anche ottimo nel mantenere... Sanifica la bocca, esatto, le gengive, bocca, i denti sensibili. Certo. Chi ha il sanguinamento delle gengive, per esempio l'utilizzo dell'acqua e anche soprattutto il dentifricio è molto importante. Il dentifricio abbiamo visto che ha delle proprietà antisettiche molto importanti, addirittura può essere utilizzato a mo' di crema applicato su una gengiva che è infiammata, è infetta. Con l'acqua iperozonizzata possiamo fare gli sciacqui e quindi come se fosse un colluttorio. E poi comunque può essere ingerita. Certo, perché e quindi diciamo fa bene. Sicuramente all'intestino. L'ozono può essere utilizzato anche per chi ha l'Helicobacter pylori. Esatto, per l'Helicobacter pylori, per chi ha stipsi, per esempio, perché è molto spesso legato a un rallentamento intestinale a causa di una disbiosi, quindi per il trattamento delle disbiosi. Quindi c'ha veramente... Ecco, vedete, è veramente molto versatile, cioè è qualcosa che la natura ci ha donato, ma che anche il nostro corpo produce in minima parte. Esatto, no? nei processi nessuno ci pensa mai, ma sì, è come se fosse una piccola risorsa che il nostro organismo tiene per l'emergenza. Infatti è un autovaccino. Ma pensa, interessantissimo. Io sono in attesa o dell'ultima telefonata o della... L'ultima, ma non perché ne siano arrivate poche, perché abbiamo sentito quanta richiesta c'era di questo argomento. L'ultima perché stiamo facendo molto tardi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera anche voi. Niente, io volevo fare una domanda al professore. Purtroppo, io sono 2-3 anni circa, che soffro di dolore atroce alle gambe per via di 3 ernie che mi hanno riscontrato tramite una risonanza praticamente. Quindi ho queste ernie discale mediana con componenti foraminale a destra a livello 13-14. Volevo chiedere al professore se questa terapia di ossigeno in ozono può essere interessante per me, per il mio problema. Sì signora, non è 13-14 ma è L3 e L4 che sarebbero la terza e quarta vertebra lombare. L'ernia intraforaminale significa che è un'ernia diciamo un po' più complessa perché si è andata ad insinuare nel forame dove passa il nervo. Ma sicuramente una terapia di ossigeno-ozono è indicata assolutamente per lei. È una terapia molto efficace in questi casi, laddove peraltro non ci sono indicazioni chirurgiche. Se come lei dice... Infatti, quando andai a visita un ospedale, adesso non ricordo come si chiama, Galeazzi, appunto mi è stato detto che non era da operabile. Intervenire. Sì, perché se non ha un deficit motorio importante, ma soltanto dolore o bruciore, non è necessario un intervento, ma sicuramente può trarre giovamento da questa terapia. Perché sono due o tre anni che io, perché sono dei dolori ai muscoli delle gambe, ma anche certo, la schiena ultimamente. Certo, faccio... Proprio invalidante. Io vado avanti con degli antidolorifici, tipo, adesso non so se posso dirlo, la Lirica e sì dal luglio. Sì, sono tutti farmaci. Vado avanti. Prego. Sono tutti farmaci impegnativi, no, per il sistema emuntorio nostro, per cui si va ad intossicare e peraltro non risolve il problema a monte. L'ozono le consente di seccare quell'ernia e quindi di eliminare il problema alla radice. La ringrazio. Prego. Grazie per aver chiamato e per aver quindi dato la possibilità di ribadire che per le ernie, per le protrusioni,
è considerata proprio la terapia elettiva. E quindi abbiate fiducia nell'ozono. Purtroppo dovrebbero averla molto di più anche i nostri amministratori, lo ripeto. E allora adesso vi consiglio di seguire con noi la seconda parte della bella intervista a questo, diciamo, VIP, paziente del professor Dario Apuzzi, che è anche il cofondatore di Costume National. Tanto è vero che noi vi abbiamo mostrato anche le immagini di sfilate durante la settimana della moda a Milano. Lei ha scelto di praticare l'autoemo. E come è venuto a conoscenza dei centri salute OK? Ma io l'autoemo è stato, diciamo, in famiglia, l'ho scoperto in famiglia, perché la mia cognata, appunto, per problemi legati all'ernia, doveva essere operata, invece grazie a una lettura che aveva fatto anni fa, ha praticato l'autoemo e devo dire dall'operazione invece è riuscita a venirne fuori e a convivere benissimo con questo problema. Però approfondendo l'autoemo, appunto, proprio con mio fratello, abbiamo visto che in realtà è una, come dire, un tipo di terapia che è legata anche molto al benessere, invece non necessariamente a delle patologie specifiche. Mi è piaciuto molto perché l'idea, appunto, in fondo di ozonizzare il sangue e dare, come dire, qualcosa che appartenesse, come dire, a quello che sei tu in fondo, mi ha intrigato. Quando l'ho provata, appunto, ho iniziato questo percorso circa un anno fa, ho visto che effettivamente ho avuto dei risultati. E poi abbiamo avuto anche, sì, che mio fratello, dei risultati molto interessanti, per esempio sulla parte del colesterolo, dove io tendenzialmente, geneticamente, tendo, avere un colesterolo leggermente un po' sopra la media, niente di patologico. E ho visto che c'è stato un significativo, diciamo, abbassamento, oltre che un benessere, diciamo, generale. Prima di diventare paziente del professor Apuzzo, aveva incontrato già altre, aveva già avuto modo di provare l'autoemo? No, ne avevo sentito parlare, ripeto, in famiglia da un po' di tempo, poi avevo approfondito. Oggi, diciamo che è facile, no? Un po' con internet, eccetera, in qualche modo nel bene o nel male, diciamo, si improvvisa un po'. Per cui mi aveva intrigato e poi c'è stata l'occasione giusta, diciamo che è successa così un po' per caso, come tutte le cose. Però quando ho iniziato a approfondire, diciamo, l'aspetto dell'autoemo, ho visto, insomma, che era una terapia già molto consolidata, dove in alcuni paesi come la Germania o Cuba, dove addirittura grazie all'embargo, diciamo, hanno sviluppato delle tecniche molto avanzate su varie patologie, come dire, ho percepito che era una cosa interessante, anche sostanzialmente anche mi sembrava non pericolosa in qualche modo. E devo dire che, insomma, posso testimoniare, insomma, che è stata un'esperienza positiva. Le ha migliorato la vita, quindi? Bah, direi che sicuramente, come tutti i trattamenti, diciamo, che in qualche modo lavorano sul benessere, sicuramente sì. Poi è chiaro che l'autoemo può essere uno degli elementi. Io credo che se poi bevi tutte le sere, mangi male, non dormi, o eccetera, esageri, non c'è autoemo che tenga. Cioè, è uno degli elementi, a mio giudizio, interessanti, nel mio caso, che mi sembra che mi dia dei risultati positivi. Si sentirebbe quindi di consigliarla? È sempre difficile dare dei consigli, diciamo, perché credo che poi, onestamente, bisogna sperimentare sul proprio corpo, diciamo, questa esperienza. Io potrei dire che sicuramente la prova va fatta, perché nel mio caso, nel caso di mio fratello, insomma, delle persone che ho visto, è un'esperienza positiva. Per cui mi sentirei di consigliarla, ma di farlo, diciamo, in maniera molto, molto personale, per cui provare e poi verificare se effettivamente questo tipo di terapia è una terapia che, diciamo, soggettivamente poi dà benessere. Io credo molto che in queste cose bisogna ascoltare proprio la pancia, no? Cioè sentire se effettivamente si va nella direzione giusta. Ripeto, nelle persone che ho intorno mi sembra che sia un'ottima scelta.
Grazie a Ennio Capasa per il suo tempo, per averci dedicato questo spazio e sicuramente terremo a cuore le sue parole. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Bene, diciamo che il dottor Ennio Capasa è abituato a frequentare anche un livello piuttosto elevato di persone che sono aperte alle terapie più innovative e che sicuramente tengono veramente molto al loro aspetto, alla loro efficienza fisica, alla loro prestanza, perché in sostanza fare una terapia di autoemoinfusione a scopo preventivo per rallentare l'invecchiamento e patologie. Davo una scorsa prima un elenco di patologie che non, per forza di tempo non abbiamo potuto elencare, ma è molto interessante, cioè lavora moltissimo anche su alcune cose, fattori tumorali ad esempio, cioè non si può aprire adesso una trasmissione su queste cose addirittura inquietanti, però probabilmente le risorse dell'ozono devono essere ancora tutte elencate, ancora tutte scoperte. Ma diciamo che la migliore spiegazione è quella rappresentata dal fatto che l'ozono attiva il nostro organismo e praticamente ci consente di, perché poi noi abbiamo dentro di noi le capacità di guarigione, le più forti sono quelle che abbiamo dentro di noi. L'ozono attiva questa nostra capacità. È un attivatore grande. E per concludere, visto che siamo per darci la buonanotte, o se ci seguite in replica invece un buon proseguimento anche di giornata, su una cosa mi sentirei di consigliarvi: l'ozono lavora molto bene anche sull'umore, quindi su certe depressioni che purtroppo non ottengono grandi risposte, che a volte vengono anche complicate da terapie farmacologiche, anche in questo caso molto troppo impegnative, l'ozono ti dà una marcia in più. Quella marcia in più, quell'energia e un po' anche di leggerezza, così come lo dà le gambe, lo dà anche al nostro umore. Io ringrazio moltissimo per la sua preziosissima presenza il professor Dario Apuzzo. Auguro veramente buon lavoro, buon successo. Grazie a tutti voi. I suoi centri. In tutta Italia, vero, ormai? Sì, ancora diciamo nel centro-nord. Almeno l'abbiamo strappato un po' da Roma al nord qui. E ovviamente vorrei ringraziare moltissimo anche la signora Vilma per la sua testimonianza, Vilma Massarini, la fisioterapista che troverete proprio nel centro di Milano, sì. Che è Marta Maria Magda, è stata veramente molto brava. Che dire? Il nostro pubblico potrà seguire nuovamente con grande interesse le sue rubriche in onda quindicinalmente il mercoledì in prima serata. Quindi grazie ancora a noi, Federica, invece diamo appuntamento alla prossima settimana. Io ho una terapia con l'ozono, per le smagliature. Perfetto, ma ve l'avevo detto che è anche un grande amico della bellezza, per cui lo consigliamo davvero con grande sincerità, ecco, senza enfatizzarlo troppo, ma è veramente un validissimo aiuto per la salute di tutti. Grazie ancora e sigla.